E allora andiamo appunto, Brian Gilbert, vi dicevo, è stato sul podio qui nel 2008, ottenne il bronzo alle spalle di Stéphane Lambiel, che purtroppo, dico purtroppo perché per noi che amiamo questo sport l'avremmo ancora voluto vedere gareggiare, ma è diventato un bravissimo coreografo. Tra l'altro ha lavorato proprio anche con i tuoi ragazzi, Franca, con Stefania e Ondra, per andare a definire al meglio i programmi di Stefania e Ondra. Sì, il flamenco del libero recentemente, dopo Natale, Stefano è passato da noi qualche giorno, ha lavorato con loro, a loro è piaciuto tantissimo. E il Ha programma, preso colore, sì, ha preso eh? colore, come Posso dice dire così? Giulio, sì. Il programma ha preso colore, nel senso che si è ravvivato, in questo senso, dico, ha preso colore. Oggi l'ho visto in prova il programma di Stefania Bertone Ondra Ota, che è davvero. Lambiella ha aggiunto delle sfumature, possiamo dire. Corretto. Allora, andiamo a seguire insieme Brian Joubert allo short della passata stagione e poi vedremo invece un nuovo libero per lui. Quadruplo toe loop, gira su un piede ma attacca al triplo toe loop. Nonostante la penalità che arriverà, un bel carrello di punti. Triplo axel, molto bene. Attenzione alle trottole. Pro flip, ottimo. Il Un altro pubblico fuori guarda, classe, eh? il Un pubblico altro proprio fuori classe. impazzisce per lui perché è straordinario, veramente. Tra l'altro ha avuto anche un inizio di stagione difficile per lui con la pista a Poitiers che ha chiuso, si è dovuto trasferire, ha iniziato in ritardo la preparazione, però gran programma, Franca. Guarda, direi uno dei Joubert più belli di sempre. Bello il programma, buone le trottole, tutte chiamate a livelli 3-4. Buone le transizioni, finalmente non c'era il nulla tra un elemento e l'altro, ma era parecchio lavorato il programma. La combinazione iniziale pregevole, nonostante ovviamente il GOI andrà in negativo, ma comunque sono 14 punti e 40 di valore base. Togline pure 1,17, 1,14 che sembra adesso essere il GOI e comunque rimane un punteggio molto molto importante.
E poi bello vedere un pattinatore comunque di questo calibro che si riscatta così, che fa vedere ancora una volta qual è il suo valore, mostra il suo carattere. Gran carattere, ma lo aveva fatto anche l'anno scorso, ti ricordi? Perché sì, a Sheffield era andato malissimo e poi si è super ripreso avendo un quarto posto al mondiale. Insomma, non è facile. Poi... E secondo me possiamo aspettarci anche tanto dal libero di domani, perché credo che la scelta sia... È azzeccata, vero? Perché noi abbiamo proprio rivisto, quando è arrivata la notizia che stava cambiando il suo libero, cioè passava da Inception al Gladiatore, noi stavamo proprio commentando l'esibizione del Grand Prix dove lui fa il gladiatore e ci è sembrato un Gilbert ispiratissimo da quella musica. È molto nelle sue corde, molto lui e la sua parte, un guerriero, è uno che non molla mai, è un lottatore davvero. Anche quest'altro grande pattinatore, la prima medaglia a Losanna 2002, è veramente, siamo al 12° europeo. Eh sì. Veramente bravissimo. Anche lui ormai showman, ormai capace di conquistare il pubblico con pochi passaggi, ma d'effetto, molto d'effetto, carismatico. Però oggi oltre al carisma veramente ci ha messo la tecnica, non guarda, contentissimo Brian Gilbert. Tra l'altro non ha partecipato ai campionati nazionali proprio perché era stato preso, aveva preso l'influenza, quindi lasciando il campo ad Amodio. Nathalie Pecholin va sempre adesso oramai presente con tutti gli atleti francesi perché giustamente vuole essere la madrina, la capitana della squadra. Eccolo qua il punteggio, guardate che punteggio, veramente importantissimo, questo 40, 83 e 93, insomma si avvicina a Fernandez, Plushenko è a 74 e 82, è davvero una gara incredibile questa, forse anche con qualche colpo di scena, perché forse un Gilbert così, dopo una stagione così difficile appunto con il cambio di allenatore.